Ciao ragazzi. Ciao. Celso. Corde. Vai con le corde. Faccio vedere un altro classicone, sì, di Hunter. Si chiama Hunter Knot. E l'idea è questa: scommetti che io sono in grado di fare un nodo alla corda senza mai lasciare i cavi. Dai. Vuoi vedere? Allora, molti conoscono questo modo per farlo. È un classicone anche questo, si incrociano le braccia, si prende uno, si prende l'altro e poi ovviamente viene il nodo, come se lo passassimo dalle braccia. Sì. Però questo non è magico, questa è proprio una scommessa. Si può fare in modo magico. Guarda, guarda che non lascio mai i cavi, vado molto lento. Voilà. Voilà, ho mai lasciato? No. Eppure. Un nodo vero. Però a volte quando faccio questa cosa la gente mi dice: sì, ma tu dalla cifra un movimento strano, ti dimostro che non c'entra nulla. Ho lasciato? No. Ho lasciato? No. Ho lasciato? No. Ho lasciato? No. Adesso sarei costretto a fare un movimento strano, ma per togliermi il dubbio non lo faccio. Prendi i capi. Ho mai lasciato? No. Yes. Poi se vuoi andare un gradino dopo, non lasci mai i capi, mai, ma il nodo scompare. Anche questo relativamente semplice, basta poco allenamento e si può ripetere agli amici. Fallo con me. Ok. Allora. Quindi si parte con una corda. Sì. E si tengono i capi. Sì. E fai questo: la mano destra porta la corda sopra il polso. Sì. E scendi. Devi immaginare, anche voi, immaginate, sì, che ci sia una sorta di cerchio, sì, diviso a metà, vedi? Entrate con il capo nella metà verso di voi e uscite nell'altra, no? Da dietro. Esatto. Siete in questa situazione. Sì. Ora, apparentemente lasciate cadere la corda dai polsi e si forma il nodo. E qua viene il trucco. Perché voi, mentre lasciate, con la mano destra, afferrate questo pezzo di corda, ed è coperto dal fatto che state lasciando, e lasciate questo. Tenendo afferrato qui, lasciando questo, quando cade non si fa niente. Adesso ti guardo, vai. Fai con me. Ok. Allora. Vai sopra. Sì. Formi il cerchio, diviso, sì, a metà. Sì. Entri verso di te, esci dall'altra parte, da davanti, da davanti. Da davanti. Ah! Torna indietro, sei qua. Sì. Devi guardare me. Dividi, okay, a metà. Sì. Ok, entra verso di te. Sì. E esci. Ah! Da qua, da avanti, no! No, guardi me! Guarda me! Ok? Aspetta! Vai! Aspetta! Allora, così. Sì. Sì. Entra. Sì. No, vedi che vai oltre, vai dritto in là. Così. Ok. Okay. Adesso torni indietro. Bravo. Bravissimo, tira bene. Sì. E ti si forma questa cosa. Sì. Giusto? Ok, ok. Afferra qui. Qua. Sì. Lascia l'altro, vai, fai cadere dei polsi, vieni, sì, vieni, fai cadere dei polsi. Ah, ok. Voilà. Allora, aspetta, sì, diciamo che... Ok. Quindi, destra, cerchio, sì, diviso a metà, verso la parte verso di te, vai dritto, no, dritto, dritto e poi, entro e poi torni indietro, tiri in modo che si formi questa cosa. Sì. Questo ti passa vicino al polso, giusto? Sì. Lo afferri. Sì. E mentre fai cadere tutto dei polsi, lasci il capo. Tieni afferrato lì e lasci il capo. Sì. Vai. Fai cadere al polso. Fai cadere al polso. Perfetto. Quindi il segreto è che in realtà di nascosto lasciamo il capo. Quindi la domanda è: com'è possibile che venga quando lo date allo spettatore? Perché dare la corda allo spettatore equivale a lasciare il capo. Quindi fai la stessa identica cosa, ma non lasciare mai. Ok, allora. Tac, dentro lì, vai, dritto, torni indietro, bravissimo. Qua ti fermi, sì, la dai a me. Sì. Quindi non hai mai lasciato i capi, no, lascia pure. Togli dai polsi e viene comunque il nodo. È un bel finale. Un bel finale, sì. Volendo fare una piccola variante, quindi un nodo falso, si fa questo. È identica tutta l'operazione fino a qua. Entra, esci qui, bravissimo. Però stavolta tieni i capi, sì, la fai cadere solo
dal polso sinistro, inizia a tirare e si forma un nodo. Okay. Quando è abbastanza stretto, la fai cadere anche dal polso destro. Sì. Vai, e ti continua a tirare piano 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 piano, non del tutto. Sì. E quando è chiuso, adesso ti fermi un secondo, soffi, tiri un nodo. Perché è il classico falso nodo questo. Vabbè. Hunter Knot, come sempre, è in bocca al lupo comunque. Sono giù. L'ho fatto io. Lo può fare chiunque.